Le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione TV 2021-2022 rivelano che ci saranno dei ritorni importanti sia in daytime che in prima serata. Nel tardo pomeriggio, ad esempio, rivedremo Flavio Insinna al timone di una nuova edizione del quiz L'Eredità. La fascia serale, invece, vedrà protagonista ancora una volta Milly Carlucci che sarà alla conduzione di Ballando con le Stelle. In onda come di consueto il sabato sera. Le anticipazioni relative ai palinsesti Rai della stagione TV 2021-2022 prevedono nel daytime il ritorno dell'Eredità. Il fortunato quiz che sarà in onda come sempre da lunedì alla domenica, nella fascia oraria che va dalle 18.45 alle 20 circa. Alla guida del programma ci sarà ancora una volta Flavio Insinna che, intanto, si prepara anche a tornare alla recitazione. L'attore romano, infatti, sarà nuovamente nel cast della fiction Don Matteo 13. Con il protagonista Terence Hill che questa volta cederà il timone della sua parrocchia nelle mani del nuovo prete interpretato da Raoul Bova. Tornando al daytime di Rai 1 della prossima stagione televisiva, ci sarà spazio per la riconferma di Italia Sì condotto da Marco Liorni al sabato pomeriggio. Di domenica, invece, le due signore del D festivo continueranno ad essere Mara Venier e Francesca Fialdini. La prima aprirà il pomeriggio domenicale con la nuova stagione di Domenica In. Mentre la seconda condurrà Da Noi a Ruota Libera, che quest'anno si scontrerà con Silvia Toffanin e il suo Verissimo su Canale 5. Le anticipazioni dei palinsesti Rai 2021-2022 prevedono anche il ritorno di alcuni show di successo come Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Ballando con le Stelle tornerà di sabato sera durante la stagione autunnale e, in queste settimane, stanno emergendo le prime indiscrezioni sul nuovo cast di concorrenti. Tra i futuri ballerini dello show potrebbero esserci la cantante Mietta ma anche l'attrice Valeria Fabrizi. Apprezzata dal grande pubblico per il ruolo di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti. Sempre in prime time, Antonella Clerici condurrà la seconda edizione di The Voice Senior. Il talent show dedicato al mondo della terza età. Quest'anno il programma prevede una sostanziale novità in giuria. Al posto di Albano e di sua figlia Jasmine Carrisi ci sarà Orietta Berti. Quello con The Voice Senior 2, però, non sarà l'unico impegno della prossima stagione TV per Antonella Clerici, da settembre. Infatti, sarà la guida della nuova edizione di È sempre mezzogiorno.